There's no chance for us. Forever.
di Bacoli mi conferma che praticamente diciamo, le indagini della magistratura chiuse confermano l'ennesima ditta di Venezia che ha scaricato nel centro di Bacoli, come da indagine chiusa. Cioè noi siamo diventati ormai una sola razza, siamo diventati un solo sversatoio. Cioè tra noi in Campania e tutto il resto d'Italia, in termini di rifiuti tossici, non c'è più nessuna differenza tra Bacoli e Porto Marghera a questo punto. Che questo il problema nasce dalla diossina. Il problema nasce dai rifiuti tossici, poi la diossina è una delle tante situazioni. E ribadisco un altro. C'è anche un'altra cosa che è correttissima, perché in questa situazione noi stiamo parlando di una lapidazione delle persone. Il cancro che cos'è? È una malattia multifattoriale che nasce quando noi non riusciamo a riparare tutte le sassate cancerogene che ci vengono tirate. Il problema è che tra tante sassate cancerogene, che risulta evidentissimo che abbiamo buttato nell'ambiente e che in condizioni normali avrebbero dovuto essere 50 sassate, a noi probabilmente in certe zone a pianura arrivano 100-150 sassate, è evidente che da un lato è impossibile il nesso di causalità per stabilire quale sassata è quello che ti ha ucciso. Vi ricordo che la lapidazione è proprio il sistema affinché ci sia la responsabilità di tutti, ma la responsabilità di nessuno, è proprio il principio. Quindi in un'ottica di lapidazione noi stiamo lapidando in queste situazioni di confusione, di drammaticità, di sfacelo.